Già il nome dovrebbe farci pensare a un qualcosa. Genus è una parola latina che significa stirpe, significa origine, prole, però significa anche modo o maniera. Difficilmente noi prendiamo un qualcosa e lo copiamo pedissequamente, perché se qualcun altro prende la stessa cosa, lo rifà uguale, io mi trovo esattamente nelle stesse condizioni di quell'altro a proporre al mercato lo stesso prodotto e vi metto in difficoltà. Cioè, nel senso che l'obiettivo è darvi un qualcosa che sia nel mercato, vendibile e possibilmente un minimo originale. Cosa abbiamo fatto noi, quindi? Noi siamo partiti dal pavimento dell'aeroporto di Palma di Maiorca, direi che sia, in cui c'è un pavimento di marmo bianco, in cui hanno fatto un collage bellissimo di, saranno 30 marmi diversi, che è veramente bellissimo dal punto di vista artistico, però assolutamente non vendibile dal punto di vista commerciale. Cosa abbiamo pensato però noi? Partendo da quello di inventarci noi il nostro marmo, scusate, l'idea è di prendere 3-4 marmi diversi e fonderli graficamente insieme. Quindi nel caso specifico del marmo bianco, noi abbiamo preso tre marmi che si chiamano Calacatta Borghini, Calacatta White, Bianco Lasa e poi li abbiamo contaminati tra di loro, cioè abbiamo creato delle lastre originali. Questo per il bianco. Questo per il beige, in cui abbiamo preso il crema marfil, un palissandro classico e un onice, li abbiamo fusi insieme. E questo è il marmo nero, in cui abbiamo messo insieme tre marmi che si chiamano Noir Saint Laurent, che è un marmo francese, Nero Iran, perché ha un nome impronunciabile diversamente, e la Pierre Bleu belga. Quindi noi abbiamo deciso di fare una scelta molto precisa, quindi tre colori, quindi bianco, beige, nero. Avendo creato queste gigantesche lastre, diciamo così, abbiamo fatto finta di essere un marmista. Nel senso, cosa fa il marmista? Lui ha una cava, estrae il blocco di marmo, lo taglia a fette. Dopo che lo taglia a fette, lui divide le lastre per omogeneità di vena, diciamo così. Molto semplicemente le divide per estetica. Abbiamo creato 80 lastre per ciascuno dei marmi. Poi abbiamo selezionate, abbiamo preso quelle più pure, più morbide e le abbiamo fatte per alcuni formati. Abbiamo preso quelle un pochino più nervose, un pochino più mosse e le abbiamo messe per altri formati. Per agevolarvi, le abbiamo separate in due parti. La parte che abbiamo chiamato gold, che proponiamo al mercato in due superfici, naturale liscia e lappata lucida. In questi formati. 120x120, 60x120, 60x60, mosaico mix. Mix vuol dire con le tesserine, metà levigate e metà naturali. Più degli stellini di legno, legno vero, la parte home, in cui abbiamo proposto tre superfici differenti. Il naturale ondulato, il naturale leggermente anticato e il bocciardato. In questi formati, 75x75, che sarebbe il naturale ondulato. 60x60, 30x60, 30x60 mixed size, 30x60 mosaico, naturale leggermente anticato. 60x60, 30x60 bocciardato. Mixed size cos'è? È un formato che noi diamo scomposto all'interno delle scatole. Dentro le scatole voi trovate dei pezzi di 15-60, 10-60, 5-60 che sommati danno 30-60. Quindi di fatto è un'ulteriore variante sul 30-60 che ci permette oltretutto di utilizzare il 30-60 anche in versione rivestimento senza decorazioni. Due parole su 75-75. Allora, io credo che il 75 sia una via intermedia a livello di posizionamento commerciale e di conseguenza economico tra il 60x60 e il 90-90, che in questa serie non c'è tra l'altro. Quindi di fatto potrebbe essere un'opportunità importante, soprattutto un'opportunità che ci permetterebbe di darvi consegne molto veloci. Di fatto questa mega serie presenta 5 formati, perché sono 5 formati, in 5 finiture, quindi è a tutti gli effetti un marmo industriale, a tutti gli effetti. Siccome il prodotto si presta, abbiamo inserito anche, siccome è un marmo, i mosaici stile Pompei. Quindi vi troverete due mosaici, uno bianco e nero, uno bianco e beige, uno scusa, nero e beige, che ci permettono di fare queste cose. Poi cosa abbiamo fatto? Siccome anche questo qua lo
poteva essere vendibile a 360 gradi, abbiamo pensato di fare anche il progetto da rivestimento. Quindi il prodotto si completa al 360 gradi con anche i rivestimenti in bicottura, che sono in 25-75 rettificati dello stesso calibro del 75-75. Quindi altro attu, altro valore aggiunto del 75, che mi permette di fare il pavimento coordinato orizzontale del rivestimento, che noi vediamo come liscio, strutturato a righe, mandorlato a in linea, più le parti decorative a rilievo. È una hall d'albergo, quindi il prodotto è chiaro che è trasversale, va nelle case, ma va anche in situazioni commerciali di un certo tipo, negozi, interno e esterno, rivestimento.